Ehi, hey, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX e andremo nell'Alto dei Cieli a incontrare il sovrano incontrastato, Rayquaza. Io direi che siamo pronti quindi, cominciamo. Link, allora, hai finito tutti i preparativi per la missione di domani? Sì. Benissimo, direi che non ci resta altro da fare. Domani si parte. Andiamo a riposarci e prepariamoci mentalmente per questa nuova impresa. Bene, a domani allora. A domani anche a te. Mettiamocela tutta. Sì, ci vorrà davvero un bel po' di coraggio e anche di volontà. Quindi adesso sogniamo Gardevoir perché appunto ci ha detto che ci avrebbe contattato prima della partenza, o meglio dopo che avremo sconfitto Groudon, e ci sentiamo malissimo, abbiamo un dolore. Ma sto sognando? A quanto pare. Ma perché? Perché mi sento così male? Non ho mai fatto un incubo del genere. Però non è lo stesso. Ma è Gengar. Allora che te ne pare dei miei mangiasogni? Orribile. Che? Sì, sì, ridi, ridi. Chi l'avrebbe mai detto? Anche tu eri un essere umano, eh? Anche tu. Non me l'aspettavo. Ma che me ne importa? Scommetto che anche da umano eri un buon a nulla. Tu invece. Beh, in effetti è un Gengar, quindi... Ora ti smaschererò. In che maniera? Userò mangiasogni per mostrare a tutti cosa si nasconde nel tuo cuore. Che? Che succede? La luce. Cos'è quella luce? Che cosa vuole da me? Wow, bravo. Il dolore... è sparito quasi del tutto. Gardevoir? Direi? Sì, sì. Gardevoir, dimmelo, ti prego. Chi sono? Cosa sono? Va bene, era anche ora. È giunto il momento, infatti. Vuoi che ti dica perché sei qui? Mi farebbe molto piacere. Ti racconterò tutto quanto. Tutto ciò che c'è da sapere. Link, il tuo compito è quello di salvare il mondo. È per questo che sei qui. Quindi è per salvare il mondo che io... Sì, quando abbiamo scoperto che questo mondo era sull'orlo del baratro, abbiamo iniziato a cercare un eroe. Ci sarebbe anche Link, eh? Abbiamo cercato per mare... Ah, ecco perché mi chiamo Link, quindi hanno cercato me. Stavamo per gettare la spugna, quando all'improvviso abbiamo individuato un essere umano. E quell'essere umano... sei tu, Link. Ma che dici? Non sono un eroe, ti sbagli. Non ho la stoffa. Sono una persona normale, io. Hai detto la stessa cosa la prima volta che ci siamo incontrati. Dicevi che non eri forte abbastanza. Ma noi non cercavamo qualcuno che ostentasse la propria forza. E se per davvero non era forte? Noi cercavamo il vero coraggio, come Link appunto. Il vero coraggio. Beh, credo proprio che tu abbia sbagliato persona allora. Al nostro primo incontro hai detto anche questo. E hai anche aggiunto un'altra cosa. Volevi che ci accertassimo che tu fossi davvero coraggioso come pensavamo. Volevi che ti mettessimo alla prova. E se ti fossi davvero dimostrato all'altezza delle nostre aspettative, solo allora ti avremmo detto tutta la verità. Ecco, così per affrontare la prova libero da ogni dubbio, hai deciso di cancellare i tuoi ricordi di quando eri un essere umano. E sei diventato un Pokémon per lottare fianco a fianco con i tuoi amici. Ma non ha funzionato bene la cosa dei ricordi. E questa è la storia di come sei finito nel nostro mondo. Io ho fatto tutto questo
Davvero? Sì, e adesso hai dimostrato di possedere il vero coraggio che cercavamo. Non ci sono più dubbi. Sarai tu a salvare il mondo. È il tuo compito. E il momento in cui dovrai adempiere il tuo compito si avvicina sempre più. Ma quindi il mio compito sarebbe impedire la caduta della meteora? Esatto. E quando ce l'avrai fatta, potrai finalmente tornare nel tuo mondo. Aia, questa non è bella. O potrà tornare a essere un umano. Aspetta, ma se torno nel mio mondo? Sì, la tua strada e quella di Marowak si separeranno. Non sono pronto a dirgli addio. Link, so che fra te e Marowak c'è un legame molto forte. E so anche che senza di te, Link, gli si spezzerà il cuore. Purtroppo, però, non c'è nulla da fare. Nella vita ci si incontra, ma bisogna anche essere capaci di dirsi addio. Lo so. Anch'io una volta avevo un amico che significava tutto per me, ma non tu tutto per lui. La sua amicizia era insostituibile. Ma, ahimè, quell'amico se n'è andato, e io sono rimasta sola. Il mio cuore è ancora pieno di tristezza. Probabilmente a Gengar. Però sento che prima o poi riusciremo a incontrarci di nuovo. Ci è mancato poco prima. Cos'è stato? E ora? Ho sentito una presenza. Qualcuno ha spiato il nostro sogno. Ma ora è tutto a posto. Chiunque fosse se n'è andato. È scappato lasciando in questo sogno un'atmosfera di profonda tristezza. Quindi Gengar l'ha visto. Percepisco delle lacrime. Deve essersene andato piangendo. Fra poco farà giorno. Arrivederci. Probabilmente Gengar ha visto il sogno e si è pentito di quello che ha fatto a Gardevoir. Può essere, Però è comunque malvagio. E allora, siamo pronti? Dov'è Marowak? Eccolo qui. Buongiorno, hai dormito bene? Abbastanza, ho fatto uno strano sogno. Ci siamo quasi. Andiamo, Link, verso il cielo! Non so se sono veramente pronto per andare in cielo, ma... Torre Celeste, la Grotta Illusione è un posto ottimo, la Grotta Illusione, per fare incetta di strumenti, quindi se vi capita andateci. Torre dei Cieli... Vediamo un po', con questa squadra sì, per forza. Potrei andare con un Pokémon che conosce Giallo Raggio perché è pieno di draghi, sostanzialmente. Eccovi, sono contento di vedervi. Anche noi alla Kazam. Ma che succede? Che sta facendo Xatu? Ci siamo quasi. La gemma teletrasporto è quasi ultimata. La gemma teletrasporto? Ecco fatto. Come brilla. Questa è la gemma teletrasporto. Vi permetterà di andare fin sopra le nuvole. Ecco, Link. È tua. Bene. È stata creata grazie all'unione dei miei poteri psichici e quelli di Alakazam. E anche grazie all'aiuto di... Ha contribuito anche un Pokémon di tipo spettro. Quindi sì, l'intuizione che Gengar stesse osservando il sogno con Gardevoir era fondata. Era giusta. Ma ora se n'è andato. Chi sarà stato? Deve essere un Pokémon davvero timido. Ma torniamo a noi. Mi dispiace ripetermi, ma devo chiedervelo ancora una volta. Vi aspetta un'impresa irta di pericoli. Volete davvero partire? Ma è chiaro! Bisogna andare da Rayquaza e chiedergli di distruggere la meteora, no? Qui è in gioco la pace del mondo intero. Sono pronto a rischiare tutto. E poi l'ho già detto.
Non desidero altro. Sì. E se questo desiderio dovesse avverarsi? Gardevoir ha detto che... Ma è appena successo. Quando ce l'avrai fatta potrai finalmente tornare nel tuo mondo. Quindi questa sarà la mia ultima avventura con Marowak. Su, Link, diamoci da fare. Il mondo ha bisogno di noi. Oh yes. Marowak, Link, buona fortuna. Contiamo tutti su di voi. Oh, ma dove siamo? In cielo. Ah, ce l'abbiamo fatta, Link! Siamo sulle nuvole! Pazzesco, no? Wow! Guarda lassù, Link! È un'enorme torre fatta di nuvole! Semmai dovesse uscire un altro remake di Rubino e Zaffiro, o meglio ancora direttamente Smeraldo, voglio che la Torre dei Cieli sia questa qui. Fra una decina di anni magari avremo un remake di terza gen, 15 anni forse. Dobbiamo andare all'ultimo piano. Scommetto che è lì che si nasconderà Quaza. Andiamo, Link, mettiamocela tutta. Sono 30 piani? Forse 31, 32? Boh. Però, ragazzi, io quel livello ci starei anche, eh. Cioè, è fattibile al livello al quale sono ora. Però c'è sempre un po' di timore. Ovviamente subito manco il colpo perché foglie lama. Ma quando mai? Quando mai posso beccare a primo tentativo? La cosa migliore da fare quando si affrontano dungeon con 3.000 miliardi di piani è ovviamente andare direttamente alle scale, cercare direttamente le scale e non affrontare i nemici che ti si parano davanti come in questo momento. Attenzione, punto di pausa, un punto di recupero insomma. Per poter scambiare gli strumenti ci ricaricano anche i punti potenza, i punti salute e la pancia. Eccolo. Dopo il 33esimo piano. Ci siamo? È l'ultimo piano? Chi va là? Chi osa metter piede nel mio regno? Quella voce. Che sia Rayquaza. Ebbene sì, sono io. E voi avete sconfinato nel mio territorio. Andatevene immediatamente. Non dire così, per favore. Siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Giammai! Però se lo lasci dire, signor Rayquaza, lei è un po' cattivo. Io sono una creatura del cielo e voi semplici abitanti del mondo terreno. E mica è colpa nostra, scusami, eh. Apparteniamo a due regni differenti. In centinaia di milioni di anni, mai una volta sono disceso al suolo. Mai. E problemi tuoi? Mica te l'ho chiesto io di non scendere mai, insomma. E mi aspetto lo stesso rispetto da voi. Ah, era rispetto. Chiedo. Non mostrerò pietà per coloro che si beffano delle leggi della natura. Preparatevi. È arrivata la vostra ora. Ma sbaglio o lei è un po' non solo cattivo ma anche un po' insomma, eh. Allora, abbiamo Revitar Sfera che non ci serve ora, Sfera Forza Tutti che potrebbe servirci, Sonno Sfera, usa. Ovviamente lui... Mamma mia però. Stia calmo. Blocco Sfera.
subisce lo stato di pietrificazione e Sosta Sfera fa entrare per un po' nello stato di letargia tutti i nemici nella sala. Bene, mi pare che non ha avuto effetto. Doppia, ottimo. Allora, proviamo con un altro strumento. Vediamo un po', abbiamo Sfera, forza tutti, ok. Lento Sfera che lo fa diventare più lento e sarebbe buono. Quindi è un po' più lento. Ma anche la blocca Sfera, anche la blocca Sfera, perché almeno sta fermo per un turno. Soffia un vento impetuoso che fa tremare con violenza le nuvole ai tuoi piedi. Ci scaglia. Ah. Ok, sta per alzarsi un vento impetuoso, ma tanto io mi metto di qua. E facciamo Sfera forza tutti. Rallenta Ramo, lo rallento ancora di più. Ah, pensavo di avere... Ah, niente, mi sono sbagliato. Pensavo di avere anche Stordi Ramo. Ma forse l'ho lasciato. Allora, Sfera forza tutti ci dà un bel boost di potenza. Mamma mia. Revita il seme su Absol e Marowak è proprio via di vicino. Allora, il vento impetuoso, perfetto, non c'era nessuno sulla zona del vento impetuoso. Seme salute su Marowak, ma non gli fa recuperare... Ok, noi non stiamo sul vento impetuoso, mentre Absol sì. Bravo Absol, togliti di lì. Chiedo scusa. Ha fatto 60 danni l'iperraggio di Flygon e quello di Rayquaza 55? Va bene che... E poi Absol ha molta più difesa di Bulbasaur, di me. Quindi... Ah, Marowak, ti devi levare da lì. Ti dico solo questo. E niente. Ciao. Ah, ok, non si è fatto nulla. Meglio così. Ora vorrei provare un'altra cosa però. Ancora per raggio. Ciao a chi si trova lì. Bene. Revital seme su Marowak. E Revital seme su Absol. Perfetto. Se no usavo Revital Sfera, ma quella la uso quando arrivano un solo Pokémon. Spinacciaio. Vediamo quanti danni gli fa. A saperlo che gli faceva 71 danni. Ma me le conservavo, usavo le gravel roccia di sotto, che le ho usate anche, eh. Oh, non è per... Tornado, ok, ci ha fatto un po' di danni, ma non a sufficienza. Seme fuoco, glielo lanciamo. Magari... Niente. Ancora per raggio. Attenzione, ora... Si va di Revital Sfera. E uno. E due. Oh yes. Vai Rocciotto. Mancato, peccato. Gravel Roccia invece quanto fa? Penso che faccia 20 danni standard. Sì, infatti. E allora andiamo di... Foglie Lama? Un altro iperraggio? Ah, porca miseria, però anche tu Marowak da lì, levati. Vai. Porca miseria, perché non lo becca Rocciotomba? Soffia un vento impetuoso. Va bene, sì. Sono d'accordo con te. Ok. Sì, va bene, soffia. No! Becca entrambi e Marowak va KO. Perfetto, non c'ero sulla tassello. Ok, a questo punto ora è quasi missa. E va di Sfera. Ho due va di Sfera. E una sola Revital Sfera. Ok, a questo punto. Ok.
seme fuoco, lanciamo. Ok, ok, ci sta tutto. Revital sfera, vai. Riportiamo in campo Marowak e Link. Ok. E Link. Sembrava quasi una parolaccia quella che stavo per dire. Rallenta Ramo. Lo rallentiamo ancora di più. Cosa cavolo ho combinato? Vabbè, senti, foglie lama. Tornado. Non ci credo! Con l'ultimo foglie lama ce l'ho fatta! Wow! Non ci speravo. Un terremoto! Ma quale terremoto è terremoto? Siamo sopra le nuvole! Queste sono onde d'urto, e di notevole intensità per di più. Ma certo, è chiaro! Rayquaza, guarda in alto! Quello cos'è? È una meteora! Un'enorme, immensa meteora! Ed è diretta verso di noi! Sarà una catastrofe! È per questo che siamo qui, Rayquaza! Vogliamo chiederti di fare qualcosa per impedire questa catastrofe! Capisco. Perfetto, ma non c'è tempo da perdere! Distruggila presto! Prima che io ci provi, è necessario che capiate cosa sto per fare. Dovrò ricorrere al mio iperraggio. Ma ormai la meteora si è avvicinata troppo. Non posso garantire che ne resterete incolumi. E pensi che ci importi? Siamo una squadra di soccorso, noi non abbiamo paura. D'accordo allora. Un altro sogno? No, non è un sogno. La meteora, dopo avermi inghiottito nell'esplosione, e ora è rimasto solo il mio spirito, che se ne va alla deriva. Ma
Non può essere. Cosa ne sarà di me? Sei ancora un Pokémon. Quindi non può essere, no? Quell'ombra è Gengar. Chi si vede, Link? Come sei caduto in basso? Ma non hai un briciolo di dignità? E ora che me ne faccio di te? Ci sono. Ti porterò nel mondo delle tenebre. Ecco cosa farò. Gengar mi sta trascinando con sé. Ha detto che mi porterà nel mondo delle tenebre. Ma cos'è il mondo delle tenebre? Mi abbandonerà in un mondo che non conosco. Oh? Sembra proprio che abbia sbagliato strada. Cosa? Che mi prende? Non riesco più a capire dove siamo. Poco male. Ti mollerò qui. Un posto vale l'altro. Ecco fatto. Addio. Certo, Gengar. Ti sei sbagliato. Ehi! Ehi, è tutto a posto! Svegliatevi! Eh? Dove sono? Che mal di testa, eh? Hanno ripreso conoscenza. Oh! Sì, è così. Deve essere stato Gengar a salvarmi. Gengar, vero? Ha salvato anche te? Ma è meraviglioso, state bene! Eravamo tutti così preoccupati! Tesori miei, avete proprio fatto faville! Wow, sono felice che siete di nuovo tra noi! E senza neppure un graffio! Grazie, grazie a tutti! Ma... la meteora, che ne è stato? Què! Niente paura. La meteora è stata distrutta. E anche le catastrofi avranno fine. Ci vorrà un po', ma col tempo tutto tornerà come prima. E il resto della squadra? Non temere, stanno tutti bene. Fantastico. Ce l'abbiamo fatta, Link. È andato tutto nel migliore dei modi. Adesso tornerà la pace. Urrà, è una splendida notizia! Ehi, qui bisogna festeggiare! Ben detto, proprio voglio di scatenare la mia idropompa! Ehi, calmo, calmo, non puntare quei cosi verso di me! Girati da un'altra parte, ok? Io dico che dovresti sparare invece, spara dai! Grasse risate. Ma che scherzi fate, ragazzi? Io avrei più paura di Octillery. Tranquilli tesorucci, ci penso io a bloccarlo. Oh oh, ottima idea. E dai, su, ma fate sul serio? Io non rido. Link. Gardevoir. È tutto merito tuo, Link. Tuo e dei tuoi amici. Siete riusciti a proteggere la pace di questo mondo. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Link, il tuo compito si conclude qui. Presto dovrai far ritorno nel tuo mondo. È giunto il tempo degli addii. È arrivato il momento che tanto temevo. Mi dispiace molto, Link. È l'ora di salutare tutti i tuoi amici. So che non sarà facile, ma devi farlo. Che c'è, Link? Link! Quella luce... che sta succedendo? Marowak, amici, mi dispiace, ma... ora devo andare. Cosa? Cosa stai dicendo? Amici cari, grazie. Grazie di tutto cuore. Ma... cosa... che cosa intendi con andartene? Il mio compito come Pokémon è stato assolto.
E adesso devo tornare nel mondo degli esseri umani. Ma che... Tornare nel mondo degli esseri umani? Cosa stai dicendo? Ma perché? Perché? Non capisco, che sta succedendo? Ma perché devi andartene? La nostra amicizia non conta niente per te? Certo che conta, Marowak. Tu sarai sempre il mio migliore amico. Non ti dimenticherò mai. Non andartene, Link. Sono davvero contento di averti conosciuto. Link, senza di te io... Perdonami. Addio. Link. Link. Link, Link. Link, perché? Perché sei andato via? Ma se dipendeva da me, io rimanevo, però. Link mi ha salvato la vita. E non ho neppure avuto l'occasione di ringraziarlo. E ormai non c'è più. Come faccio a dirgli quanto gli sono grato? È vero. Se n'è andato così, all'improvviso. Proprio ora che la pace è finalmente tornata nel nostro mondo. E proprio adesso che le cose si stavano mettendo per il meglio. Era destino. Link ha salvato il nostro mondo. Ripensandoci, mentre si innalzava verso il cielo, Link aveva uno sguardo rassegnato, come quello di chi ha già fatto i conti con un destino che gli è stato imposto. Credo di sapere perché. Link si è trasformato in un Pokémon per salvarci. E quando la meteora è stata distrutta, lui ha capito che ormai era giunta l'ora di andarsene. Ma perché? Perché non me l'ha detto prima? Se sapeva cosa sarebbe successo, perché non me l'ha detto? Sono sicuro che avrebbe voluto, ma che non è riuscito a trovare le parole adatte. So che adesso il tuo cuore si è spezzato, ma prova a metterti nei suoi panni. Link deve aver provato un dolore immenso nel dirti addio. Cerca di capirlo se puoi. Cosa succede? Mi sto sollevando verso il cielo. È il mio spirito? Dove starò andando? Sento una voce. Il cuore del tuo caro amico adesso si è spezzato. E solo ora. Al momento dell'addio, ti sei reso conto di quanto lui sia insostituibile. Ma se lo desideri con tutto il cuore, forse potrete incontrarvi di nuovo. Non voglio andarmene. Voglio restare ancora. Voglio rimanere qui. Assieme al mio insostituibile amico.